Se le chiedete un bel giorno quanti gol ha fatto in carriera, ecco, lui non saprebbe neanche rispondervi, ne sono certo. Perché? Perché il calcio per lui è sempre stato solo una parentesi, fatto di divertimenti, di godurie, per sé ma anche per gli altri. Come ha scritto di lui un grande giornalista, una grande penna, sulla sua carta d'identità, nella voce professione, sarebbe giusto scrivere sopravvivente. In pratica, il suo obiettivo è sempre stato sopravvivere, naturalmente, subito ad un'infanzia maledetta che gli ha girato la schiena e poi partecipare ad un calcio degli anni 70 fatto di stravaganze, di aneddoti. Troppo banale pensare a fare soltanto gol o assist. Tutto quello che era vietato, beh, lui lo faceva, a testa alta, con grande professionalità. E chi se ne frega se la gente ti critica, chi se ne frega se non diventi campione, chi se ne frega se non vai nelle prime pagine dei giornali. L'importante è vivere, vivere sino in fondo la propria esistenza. Per capire Vendrame bisogna conoscerlo, come tutte le persone al mondo devi conoscerla, una persona, e lui è una grande persona. Ma guarda che abbiamo, Vendrame, friulano doc, un personaggio veramente, mi passi il termine se ti considero un personaggio atipico. Ah, considerami come vuoi, non è che ci mancherebbe, ho talmente rispetto io dell'opinione degli altri, anche se alcune volte non la condivido. Lui non è un anarchico, non disturba nessuno, non... lui è corretto con tutti. Un'infanzia, adesso non so se è bello parlarne velocemente, un'infanzia brutta quella di Vendrame, un'infanzia contraddistinta da un orfanotrofio, da una famiglia che insomma ha avuto... Vabbè, ma comunque per me, siccome io non sono molto, non sono affatto presuntuoso, però se l'infanzia mi ha fatto essere... quello che sono, ho avuto un culo della Madonna, nel senso che non rimpiango affatto la mia infanzia, anche perché molto probabilmente dalla mia infanzia ho capito che se le cose non le conosci col cuore cammini senza gambe e non sono le cose che si vedono che esistono, ma sono soltanto quelle che si sentono. Non ti pugnala mai alla schiena? Io, per la gente così che relativamente mi conosce, ho fatto un sacco di sbagli e quelli che loro li considerano sbagli sono i capolavori della mia vita, che io rifarei sempre, capito? Vive la sua vita così? Dopo c'è chi... a chi lo denigra e chi lo ama come me. Parliamo naturalmente, guardandoti, conoscendo un po' la tua storia, ci sono le sregolatezze, no? Il Vendrame calciatore che usciva dai ritiri e faceva le cose che faceva, durante le partite combinava quello che combinava. Vogliamo raccontarle un pochettino? Per esempio, la cosa curiosa che mi ha scioccato molto è la gallina al guinzaglio, è vero? No, questa qua è una puttanata. Questa è una foto, io sapevo di Meroni, per esempio. Bravo, ecco, la gente alle volte, sai, ha bisogno di sognare, mi dicono, è vero che giravi con una gallina al guinzaglio? Cioè, molto probabilmente sì, gli dico io, perché non li voglio deludere, cosa vuoi, non è grave, c'è gente che vede la Madonna, io pure che la gente sia contenta, li assecondo in tutto, anche perché non costa niente. È vero che ho girato con delle galline, ma avevano 18 anni e delle tette così, e quelle sì, senza guinzaglio però. Incominciamo un po' a parlare di queste stravaganze sul terreno di gioco, che è la cosa forse più curiosa di tutte, no? Ho detto per esempio che una volta eri a centrocampo, hai bloccato il pallone, ti sei alzato sul pallone e hai fatto così con lo sguardo per dire cosa c'è all'orizzonte.
I tifosi hanno... Sì, sono successe, ecco, queste sono cose vere, però non sono state, evidentemente non è questo che volevo guardare all'orizzonte. Io, quando vedevo i film, vedevo anche nei film di guerra, dei cowboy, così, del western, così, che le vedette stavano sempre, le mettevano su in alto, perché avevano una, dall'alto avevano una visione più panoramica. Quindi, salendo sul pallone, io scrutavo e riuscivo a pescare il mio compagno a 30-40 metri, hai capito? Era una cosa giocosa, così, sì, che comunque, sì, queste cose qua le ho fatte. Questo è bellissimo, come magari quel dribbling ubriacante, non so se era un Padova Cremonese, adesso dimmi se è vero, ubriacante, cos'è? Ciro, vuoi raccontare la scena, perché è deliziosa questa scena. Era una partita a fine campionato e combinata. Io ero il capitano del Padova e il capitano della Cremonese era Mondonico. La Cremonese con un punto andava in B e vennero da me chiedendomi se ci si accordava per un pareggio. Noi, ecco, noi non avevamo problemi. Volemose bene. Dopo però non avevo fatto i conti col pubblico della Piani, che era il mio pubblico, perché dopo 20 minuti si accorsero subito che era una farsa. E quindi giustamente ho detto, cazzo, ho preso questi accordi, però questi qua hanno pagato il biglietto, sono il mio pubblico, quindi gli devo regalare almeno un'emozione forte. E allora, cercando di essere leale con quelli della Cremonese, ma volevo anche sdebitarmi col mio pubblico, mi sono fatto passare la palla da un compagno a metà campo e ho puntato verso la mia porta. Lo stadio ha smesso di fischiarsi, sentivi proprio, niente, avevo creato una situazione di, avranno pensato questo è diventato pazzo, ho saltato tutti i miei compagni, mi sono presentato da solo davanti al portiere, gli ho fatto finta di calzare, di fare un autogol clamoroso, e lui si è tuffato e io ho bloccato la palla con la pianta del piede. Il pubblico ha capito che era una mia follia, solo che quell'istante io ho visto che c'era del movimento in tribuna. Uno spettatore un infarto. Ha avuto un infarto. Dopo ho saputo, a me è dispiaciuto, dopo ho saputo che era malato di cuore, ma siccome bene o male non c'è stato nessuno che voleva incolparmi di questo, anche perché io penso che se uno malato di cuore, ho pensato, viene a vedere me, molto probabilmente ha intenzione di suicidarsi. Per me, oltretutto, come calciatore, forse non sarà stato tecnicamente, era uno dei più grandi al mondo, forse non ha fatto tanto, anzi ha fatto poco per le sue capacità, era un altro Bob Vieri, ecco. Però per me è un grande poeta, grande scrittore. Questa bacio del Barba Ragazzo che fa un tunnel a Rivera, tra l'altro, no? Sì, però... Che goduria, ragazzi, no? Ma dimmi non l'ho fatto... No. Mi è dispiaciuto, solo che era un calcio di punizione a San Siro dal limite a favore nostro, di seconda. Lui faceva il quinto in barriera, quindi era l'uomo che doveva staccarsi. Mi fu appoggiato lì per calciare in porta dal mio amico Renato Faloppa e lui mi venne incontro subito, si staccò a gambe aperte. Ragazzi, un invito a nozze questo. Ma non solo, nella vita quando una qualsiasi persona ti si presenta a gambe aperte, secondo me si aspetta sempre qualcosa. E quindi è stato inevitabile, hai capito? Certo. Ma tanti dicono Vendrame. Scrittore, perché deve scrivere solo? Chi è, ha detto che tu sei uno scrittore? Tutti abbiamo qualcosa da dire nella vita, qualsiasi persona. Ho preso il gioco del calcio come un gioco. A me la cosa che interessava di più era dare emozione alla gente. Ah, gliele davi, eh?
Hai capito. Le davi. Anche perché... A parte quel povero tifoso, poveretto, che sì, vabbè, secco. Ma cazzo, è morto però, felice insomma, anche. Insomma, ha visto una provvidenza. Almeno presumo, cazzo, non lo so. Probabilmente. Io l'ho trovato delizioso, la tua affermazione, quando dicesti, insomma, nel momento... Il gol non è poi così la cosa più, effettivamente la cosa più bella del calcio, la cosa forse più brutta perché interrompe un'emozione. Ma stai scherzando, il gol è la fine di tutto. È come, praticamente, no è come, è proprio come quando in un amplesso certo. Tu raggiungi l'orgasmo. Tu raggiungi l'orgasmo sì. E quindi hai fatto gol e dovresti ricominciare. Certo. È una cosa terribile, è una cosa cazzo. Vuoi mettere invece, cavolo, e tutti praticamente è tutto quello che sta antecedente al raggiungimento dell'orgasmo, certo. I preliminari, le certo. coccole, i baci, quindi certo. I passaggi d'esterno, il tunnel, la finta, quella è la goduria. Certo. Dopo una morte, io mi divertivo di più quando colpivo un palo, che è molto più difficile, solo che nessuno veniva ad abbracciarmi, non capiscono un cazzo. Non capiscono capito? Proprio nulla. Fantastico, l'ho trovato deliziosa questa veramente. Ma è così, spensa, fai gol, puoi fare anche tirare un tiro che l'hai colpita male, ti va dentro perché l'ha presa, e allora cosa festeggi, cosa c'è da festeggiare? E dopo bisogna prendere il pallone e ritornare a metà campo e rimettersi in ordine per iniziare da capo. Una... Che rottura di coglioni. Che perdita di tempo. Hai capito? No, ma è così. Ha una grande morale la tua. È tutto quello che sta prima, quello che conta, secondo me, la bellezza del calcio. Il certo. Gol è la fine di tutto. C'è un certo Ezio Vendrame che un giorno si è soffiato il naso con la bandierina del calcio d'angolo. Ci vuoi raccontare anche questo delizioso episodio? E poi fece quello che fece, no? Ma sempre succedeva questo. L'episodio di cui tu parli, anche per rispetto verso il pubblico, cioè, ma stiamo scherzando, sti qua che sì, ma io non riesco a capire, davanti a 30-40 mila, e allora, cavolo, tirati giù i calzoni, non lo so, e falla in campo, cioè non esiste, è una questione di rispetto, quindi... A me quando succedeva andavo in una delle bandierine del calcio d'angolo e mi soffiavo con la bandierina. Io penso che sto straccetto, ho sempre pensato che l'avessero messo lì anche per cercare appunto di... Dovremmo chiedere all'inglese sinceramente che hanno inventato il calcio. Ecco. Ma loro effettivamente essendo uno sport, insomma, arriva da una nazione tutta, sai, giustamente. Magari è nato anche per quello, chi lo sa. Solo che quella volta lì, quell'episodio di cui si parli te, se lo sono ricordati tutti perché... Era una partita proprio contro l'Udinese e siccome io ero il capitano del Padova e l'Udinese doveva vincere lì perché sarebbe stata promossa quell'anno lì, e invece di lasciarmi tranquillo mi insultarono dal primo minuto, allora prima di battere quel calcio d'angolo lì mi rivolsi verso tutto lo stadio dicendo che urlando che avrei fatto gol da lì, mi soffia il naso e feci gol da lì. Un gol a comando, forse il primo esempio di gol a comando. Vabbè, ho avuto un culo della Madonna, dai, diciamo così. La verità. Insomma, neanche Maradona riuscì a tanto, credo. Però ho avuto culo, perché per la prima volta proprio la rabbia così e feci gol da lì. Bestia. Tra l'altro in onore di questo gol credo che il prete in questo momento sta anche festeggiando. Sì, giustamente. Sono partite le campane. Giustamente. Ezio, anni 70 si parlava già di calcio scommesse, sì. Siamo sinceri, abbiamo parlato prima di questo sì. Episodio con la Cremonese di Mondonico, ne hai viste di cotte di crude negli spogliatoi, no? Ma certamente, presidenti che entravano, che combinavano le partite. Ma io adesso mi meraviglio solo di chi si meraviglia, cioè secondo me magari siccome giravano meno soldi, ci sono sempre state queste cose qua, inutile adesso che io... non sono quello che, anzi, che vuol scoprire l'acqua calda, cioè non mi meraviglio di niente, non c'è nessuno che specie dove girano tanti soldi,
che si può vantare di pulizia, hai capito? Certo. E quindi, ma questo non solo nel calcio, perché adesso diventa un limite anche dappertutto dove girano tanti soldi, perché dove gira denaro c'è l'essere umano, e l'essere umano è talmente debole, spesso di fronte al denaro. È vero che una volta vedesti il tuo amico in tribuna, tu stavi giocando, ti sei fermato per salutarlo? Sì, ma ho bloccato. Hai bloccato l'azione, bro? No, ho preso il pallone in mano. Tutta la gente, cazzo, davanti a un poeta, anche il gioco del calcio diventa una cosa di uno squallore, ma stiamo scherzando. Volevo salutarlo, fargli omaggio di quest'attimo, di anche perché mi sono accorto che era lui, e quindi cavolo, in modo che volevo che tutto il calcio si fermasse davanti a Piero, insomma. Perché nei ritiri, fatti soprattutto del Vicenza, che erano le due settimane canoniche che si facevano, era un lavoro che si doveva lavorare e stare nelle camere e non far vedere alle persone che ci divertivamo, che eravamo in ritiro, giustamente. E lui è stato il primo che si aveva portato la chitarra. E è durato poco il tuo cappotto di cammello? Perché l'hai regalato a una persona che probabilmente ne aveva più bisogno di te, è vero? Sì, a Siena questo è successo. Era il primo cappotto che riuscivo a comprarmi e che era anche il primo in assoluto, perché non ne avevo mai avuto, e costava anche una cifra. E oltretutto quell'anno lì faceva un freddo della Madonna. Mi ricordo che lo comperai e lo indossai, e dopo 5 minuti che ero fuori da sto negozio, uno zingaro, proprio un ragazzo che non è che mi chiese il cappotto, mi chiese se gli potevo dare qualcosina, aiutarlo, solo che era con una maglietta sgangherata, era ridotto così. E ho detto, ma stiamo scherzando, cioè, ma mi venne spontaneo toglierlo, glielo indossai, e ti dico la verità, ho passato tutto l'inverno senza cappotto, ma non ho mai sentito così caldo in vita mia. È vero che una volta dicesti che preferiresti allenare una squadra di giovani che sono tutti orfani? Ma certamente. Anche perché i genitori lì a bordo campo, mamma mia. Ma sì, ma certamente, perché oggi i genitori, che è il mestiere più difficile del mondo, almeno dopo non si può generalizzare, però ci sono troppi genitori che quando hanno il figlio che gioca a calcio, così, che pensano innanzitutto di aver generato, sono tutti dei Maradona, che li occupano anche quello spazio lì gioioso, il figlio, e che e quindi cavolo, secondo me gli fanno solo del male. Dopo, se il figlio parte dalla panchina, si sentono, perché i ragazzi non hanno problemi, sono loro che ne hanno, no? Quindi certo, sono frustrati, si sentono, e allora è sempre colpa dell'allenatore, se il figlio gioca male è colpa dell'allenatore. Esagerava in queste sue performance con le donne, lo diceva spesso. Si vantava, no, di questo? Si vantava di questa cosa, ma era sua. Io l'ho conosciuto un po', perché nei momenti un po' difficili per la sua carriera qualche consiglio me l'ha chiesto. Poi era un ragazzo molto sensibile, che secondo me questa era la sua sensibilità di queste cose, poi si esagerava sull'altra parte di questa sua spavalderia. Mi viene in mente adesso, parliamo adesso di belle donne, sì, perché mi sembro davanti un Tombeur de Femme con la T maiuscola. No, cosa c'entra? No. Ci sono... è un dato di fatto. Mi viene in mente però una partita, Vicenza-Blackpool, dimmi se è vero, anno 1973. Cazzo, sai tutto tu. Che il signor Vendrame, signori, caro Ezio, tu baciasti in bocca un giocatore di calcio. Sì. Ce la vuoi contare tutta? Ma è vero, questa è vera, no? Questa è verissima, perché ci sono i documenti, insomma. È successo che in quella partita lì contro il Blackpool, allo stadio Menti, una volta si faceva l'angolo italiano, sì, in quegli anni lì. Vecchio trofeo anglo-italiano. Ecco, è successo che
per tutta la partita ero marcato da questo, si chiamava Wilkins. Pensate, da questo, te lo ricordi bene, certamente. Chissà perché te lo ricordi bene. E siccome non la beccava mai, gliel'ho fatta passare anche in mezzo alle orecchie, che dopo mi hanno detto, non so se è vero, che dopo avermi marcato è stato 2 settimane, hanno portato quasi in coma all'ospedale. Vabbè, sta qua una puttanata. Siccome non la beccava mai, nonostante cercasse, ma avesse fatto dei falli incredibili, io non, anche perché non è nella mia indole, io non sono mai stato uno che protestava, che reagiva ai falli, perché era anche normale che mi aspettassi dei falli così, visto il modo con cui giocavo io, che alle volte sembrava quasi ridicolizzarsi l'avversario. A fine partita, 5 minuti alla fine di sta partita, dopo aver subito di tutto e di più, gli ho fatto un'entratina io, ma una cosa veniale, e mi sono subito pentito, anche perché non è nel mio stile, e sono andato lì per dargli la mano. E lui, evidentemente, perché l'aveva un po' ridicolizzato in quella partita, me l'ha rifiutato, la ha rifiutato le mie scuse, me la schiaffeggiò, e allora l'ho presi all'improvviso, che lui non era preparato a sta cosa, e nemmeno il pubblico. Lo abbracciai forte e gli misi dentro un qualche centimetro di lingua in bocca, e lui rimase scioccato, non ebbe reazione, rimase folgorato lì, perché ho detto, cazzo, se non vuoi la mano almeno ti bacio, cazzo. Rimase folgorato perché baciavi forse bene. Beh sì, ma lui evidentemente anche lì nel bacio non c'è capito un cazzo, hai capito? Perché magari lui ha detto, incomincia col bacio e chissà dove va a finire. Chissà dopo. Hai capito? È il bacio meno godurioso della tua carriera, questo, dimmi la verità. Sì. Carriera di uomo, sto parlando. Sì, è vero, è vero. Tutte le donne che hai avuto, effettivamente. Ma no, non ne ho avute tantissime, no, anche perché a proposito, dimmi, anche perché, scusami, anche perché insomma, uno che non fa niente dalla mattina alla sera, anche non so se arriva alla mia età, che ne ha avuto, metti 1500, non sono tantissime. No, per la carità, insomma. No, ma guarda che basta fare i calcoli, io li ho fatti ogni tanto, ma non si tratta per, no, si tratta, si fa i conti. 1500, quanti anni sono 4, 8, 12, sono 5 anni, ogni giorno uno in 5 anni, ne ho 60, sì. Pensa a quanti giorni ho buttato via nella mia vita, sprecati, non sono tantissime. A proposito del discorso donne, io le ho amate tutte, per la carità, le ho amate tutte. Difatti, qui prendo uno spunto da uno dei tuoi tanti libri. Tu scrivi, quante donne ho portato a letto? Questa è la domanda che ti fai, la tua risposta è centinaia. Ma le ho amate una per una, non ho mai fatto l'amore senza sentimento. Sempre. Questo. Chapeau. No, ma è così. Dopo che duri un giorno, una settimana, questo non c'entra, però io non sono mai andato, non ho mai fatto l'amore, non sono mai andato a letto con una donna senza baciarla. E il momento che decido di baciarla vuol dire che o almeno l'illusione di esserne innamorato, perché non c'è niente di più intimo di un bacio. Certamente. E quindi ho sempre vissuto tutti i rapporti così. E se queste donne, tante o poche che siano, continuano a scrivermi, mantenere a chiamarmi, certo, perché si sono sentite amate. C'è una buona base. Hai capito? Assolutamente. A proposito di ritiri, pre-ritiri, Ezio, in un ritiro al Jolly Hotel di Milano, sì. Prima della partita, prima della con partita l'Inter, che poi vinceste quella partita 2-1 alla grande. Un Vicenza che era diventato un fenomeno, sì. C'è poi il motivo, il perché, no? Forse la sera prima avevate fatto un abbiamo festino fatto di quelli... un festino con un'orsa mega galattica in camera mia e di Renato Faloppa, con delle ragazze che ci aveva mandato su il portiere di notte dell'hotel, ma non tutta la squadra. No, pochi ma buoni, no? 5-6 eravamo, metà squadra, l'altra metà l'abbiamo fatta dopo la partita
che avevamo vinto, allora lì l'abbiamo fatta veramente con tutto l'organico al completo. Ah, beh, sì, okay. Mancava solo l'allenatore, che purtroppo da tanto alcol che aveva incamerato in corpo era rimasto steso a terra, morto come... ma era così quel calcio. Fantastico. Di quella... cosa vuoi? Non avevamo bisogno di veline, di tutte sto troiame qua. Era una cosa così, scaserezza, con... hai capito? Non c'era sta mania del bello, del che bisogna essere... Certo. Era così, eravamo con tutti i nostri limiti umani, solo che noi anche i limiti li mostravamo. Li mostravate la grande. La differenza. E ci siamo quasi in chiusura di questo bel incontro con che te. Che peccato, ero quasi in erezione. Vai. Io credo che era molto timido, però non lo faceva vedere. Lo faceva vedere in un modo sbagliato. Qualche volta esagerava con certe battute con qualche altro giocatore che non dava d'accordo. Come giocatore era un giocatore da allenamento, questo lo sa purtroppo anche lui, che quando c'era la partita soffriva molto. Io credo che quando l'allenatore dava le formazioni che non giocava, non era uno che si arrabbiava, accettava il suo contento. Dopo si stava anche male, però lui preferiva non giocare la partita che soffriva terribilmente. Vi posso regalare una poesia mia, la più bella poesia d'amore al mondo? Ce la regali adesso così? Sì, o... sì. Vai. Siamo tutti pendendo dalle labbra. Ma pensa che la più bella poesia al mondo l'ho scritta io, d'amore. Lo so che sembra presuntuoso, però io non ne ho mai letto una più bella della mia. Però bisogna andare oltre la terminologia, perché se ci soffermiamo nella terminologia vuol dire che non abbiamo capito un cazzo. Amo la tua figa, non perché è figa, perché è tua.